E questo era il tecnico della Lazio. Io adesso, ecco, questo è il quintetto che scenderà in campo in questo match. Adesso andrei subito a vedere il quintetto invece della, Marca, e poi le battute proprio velocissime da parte del nuovo tecnico della Marca, Thiago Polido. Eccolo qui, adesso la grafica ci farà, eccolo qui, quintetto della Marca, poi lo andremo ad analizzare ovviamente con Massimo Rocconi, ma andiamo a sentire subito il tecnico Thiago Polido. Thiago Polido, tecnico della Marca, che partita sarà con la capolista Lazio? No, sarà sicuramente un esame buono per noi. Siamo già più o meno con 50 giorni di lavoro insieme, abbiamo fatto 3 partite ufficiali e questo sicuramente è un esame molto buono prima da sosta di campionato. Allora Massimo, mentre ci sono ovviamente i saluti di rito tra le due formazioni, secondo te che partita sarà e poi in base a quello che hanno detto i tecnici prima di questo match? Beh, partita molto importante, potrebbe pesare per la Marca l'assenza di Patias per squalifica, perché avendo solo un pivot Bellomo deve fare un minutaggio superiore. Comunque i due quintetti fanno presagire sicuramente due squadre equilibrate, giocano con un ultimo, due universali e un pivot. Nel caso della Lazio è Bacaro, oggi per scelta tecnica è fuori Augusto, che è il nuovo acquisto della Lazio, che fino adesso non è che ha mostrato tutto il suo valore e oggi addirittura ha trovato la tribuna. E di contro una Marca che mi era molto piaciuta nella prima uscita in Supercoppa, poi a Pescara un po' meno, sabato ha rivinto facilmente col Cagliari, oggi credo sarà una partita molto equilibrata, decisa da piccoli episodi. E dunque siamo veramente a pochissimo dall'inizio, vedete intanto Ippoliti che dà i consigli alla sua squadra, Ippoliti che tra l'altro è un giocatore della nazionale, comunque un giocatore esperto, veramente uno dei pezzi pregiati di questa, Lazio, con i nuovi innesti, perché c'è Danieli, c'è Bacaro, molti giovani interessanti, come stavi dicendo tu. Sì, soprattutto questo Fantasele che parte nel quintetto, che credo sia una delle rivelazioni per me di inizio anno, giocatore devastante quando trova spazio. Trovo la Lazio una squadra molto equilibrata, perché con Nuno e Ippoliti in difesa sono molto coperti. Bacaro, inutile stare a dire che è un giocatore espertissimo, e il brio di Fantasele potrebbe fare la differenza. E dunque tutto pronto per l'avvio di questo match tra la Marca, Fuzzano in maglia nera, eccolo qui il tecnico della Lazio, e la Lazio capolista in completo bianco. Qui eccolo qui Bacaro, un grande ritorno, è arrivato dal Boomerang Interview di Madrid, grandi esperienze internazionali, ma ha vinto tantissimo in Italia e tra l'altro ha vinto un europeo nel 2003 con la nostra nazionale. E parte il match subito con la Marca in avanti, vediamo subito che la Marca cerca di impostare la prima giocata, ma il passaggio profondo per Duarte però se ne va sul fondo. Adesso sarà la Lazio a rimettere in gioco questo pallone, lancio lunghissimo per Bacaro che riesce a bloccare il pallone, spalla alla porta, due avversari su di lui, palla che però viene recuperata da Bellomo. Riparte dunque con Duarte, l'azione della, Marca, calcio profondo per Duarte, il Duarte ringrazia il compagno, la palla è troppo lunga. Sì, qui la Lazio inizia con una marcatura uomo alta e chiaramente tentano gli 1-2 per cercare gli spazi alle spalle dei difensori, giocatori della Marca. Ma insomma, abbiamo visto che fino adesso, quando ha ricevuto il pallone, Bacaro non è stato assistito dai compagni, dovrebbero fare un po' più di aiuto in avanti i giocatori della Lazio. Proprio Duarte, il lancio profondo per Bellomo che non riesce a controllare la palla, se ne va in fallo laterale, ricordando che gli arbitri dell'incontro sono il signor Giuseppe Fornelli di Molfetta e il signor Nicola Gisondi, anche lui di Molfetta. È la Lazio che cerca di far ripartire con Fantasele, abbiamo detto Fantasele, anzi la pronuncia esatta per questo giocatore molto interessante, giovanissimo, 22 anni, noi l'aspettiamo proprio per vedere, visto che se ne è parlato benissimo di questo ragazzo che gioca quest'anno nella Lazio, una Lazio che si è comunque molto rinforzata e che punta sicuramente in alto. Il lancio profondo ancora per Bacaro, cerca di girarsi, c'è il pressing da parte della difesa della Marca, ma ancora con Nora, il passaggio indietro per Feller, Feller che veramente è ancora 40 anni, gioca ad altissimi livelli, numero uno della, Marca. È stato in dubbio fino all'ultimo, sembrava non ce la facesse, ha un problema fisico, poi ha optato per metterlo tra i pali Thiago Polido.
Tocco da parte del giocatore della Lazio, fallo laterale con Willem Duarte dall'altra parte, posizione centrale. Duarte, il tocco di Dacco, Willem ancora. Vediamo Duarte, spalla alla porta, cerca di girarsi, però la palla è ancora dietro per Nora. Ancora Duarte, si protegge bene comunque la Lazio. Nora, Duarte si accentra e c'è la rete di Duarte che posta in vantaggio la marca. Sì, qui bravo, molto bravo nella rotazione Duarte, supera in tempo in fantasele, poi calcia forte e poi si trova sulla traiettoria della palla col corpo messo male, autorete nettissima. Probabilmente Chico non ci sarebbe arrivato ugualmente. Eccolo, perché qui era coperto. Però andiamo a rivedere e c'è stato sì il tocco. Comunque c'è il vantaggio per la squadra di casa, per la squadra che quest'anno ha vinto la Supercoppa battendola il Montesilvano. L'azione però di Nuno, tra l'altro uno dei giocatori arrivati dalla Luperense, un giocatore molto interessante, un'età non più troppo giovane, però un giocatore veramente dalle grandi prestazioni. Beh, giocatore che negli ultimi due anni secondo me è stato il migliore visto sui nostri campi, ma la Lazio ha iniziato un po' in sordina, un po' timorosa, soprattutto nella fase offensiva lasciano troppo solo Bagaro. Con il rilancio Ippoliti fa scudo con il suo corpo, palla che se ne va in fallo laterale, adesso ci sarà la rimessa da parte della marca. Pressing da parte dei giocatori laziali, guarda, è proprio Duarte, si ferma, un fallo su di lui da parte di Bagaro, fischiato prontamente, però riparte velocissima la marca, Bellomo, Willem, ancora lo scambio, ma guardate il fallo ancora di Bagaro, attenzione, intervento un pochino troppo duro. E qui è scivolato secondo me Bagaro, non voleva commettere fallo, infatti eccolo, è scivolato lì nettamente. Ha colpito poi Duarte, Willem, ma non l'ha fatta assolutamente apposta, probabilmente è un punto del campo dove è particolarmente lucido il parquet. Nora, intanto è entrato Jonas, attenzione alla sua velocità, Willem per Jonas, 1-0 per la marca, 17-24 al termine del primo tempo, marca dunque che è partita subito forte contro questa Lazio in testa alla classifica di questo campionato, anche se siamo alla terza giornata, quindi ancora da capire, da comprendere bene come sarà questo campionato, un campionato che potrebbe essere molto equilibrato, sono diverse le formazioni interessanti a partire dalla Putignano che è salito quest'anno nel massimo campionato. Ancora la formazione della marca con Willem, passaggio in orizzontale per Jonas, ancora in profondità per Bellomo, il tiro da parte di Willem e c'è la risposta da parte di Chico. Sì, troppo spazio in fase difensiva concede la Lazio a questa marca che sta accelerando molto, vede la Lazio in difficoltà, sta cercando di sfruttare la situazione. Chiaramente il gol di Duarte ha aperto la partita, sul piano tattico sarà sicuramente più divertente. Jonas per Bellomo in verticale, si libera Bellomo, va al tiro, la palla se ne va sul fondo. Bravo Bellomo, ha specializzato questo tipo di situazione perché era successo anche in Supercoppa contro il Montesilvano, lui che è un mancino naturale, lo aspettano sempre da quella parte, ha imparato a girarsi dalla parte opposta e a calciare col destro. Ippoliti, una giocata, ancora per palla per lui, passaggio di Nuno, ancora lo scambio tra i due. Nuno, la mira orizzontale per Bagaro che è venuto indietro a prendere questo pallone. Ancora Lazio, Ippoliti cerca di far girare la palla velocemente i giocatori di Dorto, passaggio in verticale ma bravo Nora a intuire e far ripartire adesso Jonas per la marca. Willem cerca un suo compagno, deve tornare indietro verso il centrocampo, ancora Nora per Bellomo, Nora per Willem, guardate, scusate, per Jonas che ci libera, però la palla è sul fondo, era stata buona la giocata da parte della marca. Bravo Jonas che ha tentato di sfruttare il corpo di Bagaro per girarsi, poi sfortunatamente per lui la palla è finita in fallo laterale. Ancora Nuno, lui a portare il pallone, il rilancio però non è troppo preciso per il suo compagno e la palla torna alla marca. Bellomo ancora, guardate, non il passaggio per Jonas, uno contro uno con Ippoliti, però lo scambio con Willem non è preciso, la palla se ne va sul fondo con la Lazio, adesso dovrà rimettere con il suo portiere, con Chico Bernardi, 36 anni, capitano della Lazio. Intelligente secondo me la mossa di Dorto, perché la Lazio era in difficoltà dal punto di vista difensivo, ha fatto entrare Danieli al posto di Fantaselli, in questo momento lui vuol tenere il risultato, non vuole creare ulteriori danni. Adesso si rimetterà con Feller,
il rilancio basso per Bellomo, prova a girarsi Bellomo, se ne va da solo, però è bravo Danieli. La palla però, l'ultimo tocco è proprio del giocatore della Marca, la palla che se ne va sul fondo con la rimessa ancora per la Lazio, 15-25 da giocare, la Marca comunque avanti 1-0. Sì, ma questi tre giocatori davanti alla Lazio non devono concedere il passaggio diretto del portiere sul pivot, perché Bellomo, se lo lasciano giocare uno contro uno, può essere devastante. Chico va al rilancio, palla bassa per Bellomo, scusate, per Baccaro, va a bloccare questo pallone, ancora per Danieli, Danieli che fa ripartire l'azione da Nuno, ancora lo scambio con Danieli, Baccaro, Danieli, Nuno, attenzione alle giocate di Nuno, alla velocità, uno contro uno è fortissimo questo giocatore ex Luparense. Ancora Ippoliti, deve ripartire da dietro il giocatore della Lazio, il passaggio profondo però viene recuperato molto bene dalla Marca, Nora, Willem, lo scambio con Bellomo, Bellomo, c'è il pressing da parte dei giocatori laziali, ancora però Willem che si porta la palla in fallo laterale. Buona la pressione alla Lazio, ma buona anche la personalità della Marca che riesce a far girare il pallone, in questo caso Willem l'ha trascinato sul fallo laterale, ma credo che sia un'ottima situazione quella della Marca di tenere il possesso palla per aspettare il momento migliore per rubarla. Ippoliti deve ripartire però indietro dal suo portiere, da Chico, 36 anni, promosso capitano per l'infortunio di Alcaraz, lo ricordiamo, da una parte non c'è Patias, nuovo arrivo dal Monte Silvano, il pivot è stato squalificato, e Coco infortunato dall'altra parte, come abbiamo detto, Alcaraz. E Tiago Pulido sfrutta Duarte nella situazione di pivot, Duarte che in gioventù ci ha giocato spesso, probabilmente vista l'assenza di Patias è lui il deputato a cambiare quando esce Bellomo. Duarte, il tiro, guardate la parata da parte, il tiro da parte di Nora, la parata, la risposta di Chico, ancora Baccaro, bravo Feller a uscire sul giocatore della Lazio, e Duarte un tunnel a Baccaro, però attenzione, il fallo che non viene fischiato al giocatore della Lazio, ancora Willem porta la palla, Nora lo scambio di nuovo con Willem, cerca di liberarsi bene, ma c'è un fallo proprio su Willem da parte dei giocatori laziali. Si è fatto bene l'arbitro a non fischiare nella precedente occasione, perché si è lasciato andare troppo facilmente Duarte, mentre qui Danieli proprio sbaglia il temporeggiamento e commette fallo su Willem. Terzo Duarte, fallo. Già. Nora, Jonas, lui è a partire, velocissimo. Di fronte a lui c'è Nuno che riesce a metterci il piede e la palla se ne va in fallo laterale. Comunque diciamo che questa è una buona Marca, la Lazio sta cercando di rispondere come può fino a questo momento, ma il rilancio da parte di Willem è troppo lungo per Duarte che ringrazia il compagno, la palla se ne va sul fondo, la rimessa per la Lazio. Il problema della Lazio è che la difesa è troppo bassa e viene presa in velocità fronte alla porta e sono giocatori nell'uno contro uno pericolosissimi, i vari Jonas, Duarte, ed è pericoloso soprattutto per la situazione di falli. Nuno, Sergio Pere, Ippoliti, molto pressing da parte di Jonas, in questo caso su Nuno, vedete, spalla alla porta, Nuno cerca di andarsene tutto solo, cerca un suo compagno, però è ancora lui, il tiro, guardate che conclusione da parte del giocatore della Lazio, palla che se ne va in angolo, andiamo a rivedere. Qui si è portata a spasso Jonas per tutto il campo, poi ha colpito improvvisamente di sinistra e Feller è riuscito a deviare in angolo all'ultimo momento. Lazio dunque che spinge in questo primo tempo, 13-34, però la conclusione di Ippoliti è decisamente troppo alta, l'inquadratura, c'è il cambio per la Lazio, Ippoliti va in panchina e il tecnico laziale Dorto fa entrare Jason, anzi la pronuncia precisa per questo giocatore della Lazio, ancora Nuno però perde un pallone, fortunatamente la palla torna a Danieli, ex Luparense anche lui insieme a Nuno. Baccaro che parte da dietro, attenzione Jonas davanti a lui, ancora Nuno che accentra, il tocco dietro per Danieli, attenzione c'è un fischio dell'arbitro, c'è stato un... Sì, c'è stato un tentativo di blocco di Nuno, con molta esperienza voleva far passare Danieli dalla parte opposta, Willem ha un po' replicato e l'arbitro ha fischiato solamente il secondo intervento, punizione pericolosa perché centrale anche se da lontano. La Lazio potrebbe attuare uno schema e poi Nuno è dotato di un gran tiro. Eccolo qui Nuno pronto ad andare alla battuta, lascia però il... Eccolo qui, invece parte il tiro, però attenzione, sono stati superati 4 secondi, quindi
si riprenderà dallo stesso punto con la punizione per la marca, dunque Lazio che spreca un'occasione tra l'altro. Sì, l'avevo visto un po' troppo leggeri nella partenza, forse l'arbitro, i 4 secondi erano un po' troppo rapidi, però ci potevano quasi stare. Il fallo da parte di Pablo Belsito e dunque si riprenderà con questa azione da parte della Lazio. Ancora Danieli, ancora per Nuno, scambio profondo, il lancio in profondità per Fornari, palla che se ne va sul fondo. Questo Lazio fallo, che sta sprecando, no, ma soprattutto guarda qua fallo di Fornari, assolutamente no. Nora ha fatto un bell'anticipo ed è quarto fallo a quasi 13 Attenzione. Minuti dalla fine del primo tempo, si è caricata di falli senza difendere eccessivamente bene. Duarte, il passaggio proprio per Belsito, ancora Jonas per Nora. Questo è il quintetto che adesso è in campo per il tecnico Tiago Polido. Le sue scelte sull'1-0, 12-25 dal termine del primo tempo. E proprio per Belsito il passaggio e va a trovare un angolo importante la formazione della mano. Ma qui c'era una palla bellissima, perché c'era un taglio senza palla di Jonas che sarebbe arrivato davanti alla porta. Lavorano bene su questi tagli senza palla i giocatori di Tiago Polido e la Lazio non riesce a trovare un sistema difensivo per marcarli. Duarte e lui sulla palla altissima per Nora, il suo tiro, la risposta con Nuno che fa ripartire la Lazio, ma guardate che colpo di tacco da parte di Nora a liberare, dunque occasione salvata da parte della marca sulla Lazio in avanti. Sì, è stato bravo Nora perché era già sulla diagonale. Il fallo su Jonas e attenzione, è il quinto fallo per la Lazio, qui la situazione comincia a diventare veramente complicata per la formazione di Dorto. Sì, ma qua veramente un fallo, Danieli veramente un temporeggiamento, cioè è un giocatore di spalle, non serve quell'aggressività. È chiaro che si è lasciato andare Jonas, però l'arbitro alla fine è costretto a fischiare falli, 5 falli dopo 8 minuti, è clamoroso per una squadra esperta. Nora Belsito, lo scambio tra i due, ancora Duarte. Nora, passaggio per Jonas, attenzione alla sua velocità, prova ad accentrarsi, passaggio ancora per Nora, posizione centrale, di fronte a lui c'è Fornari, però ancora Duarte, gioca con il pallone, ancora Nora, si è allargato Jonas, riceve in questo momento, cerca di proteggersi la Lazio, però è Duarte che cerca di spingere dall'altra parte, il colpo di tacco per Nora, Jonas è vicino a lui, ma c'è anche Duarte, riceve in questo momento la palla, di nuovo a Nora, deve ripartire da dietro, la formazione di Tiago Polido. Ancora Duarte, prova ad andare al passaggio proprio verso Pablo e Esteban Belsito, ricordiamo nazionale argentino, palla se ne va sul fondo. Intanto c'è il time out, andiamo a sentire la panchina della Lazio in maglia bianca. Danieli! Ragazzi, ascoltate, adesso li aspettiamo dietro, basta fare falli, voglio pressione massima appena scarica la palla, pressione massima di al centrocampo, non andiamo più a salire, sono furti, stanno prendendo falli, noi dormiamo, hai visto come abbiamo preso il gol? Occhio perché ci fanno blocco, sta fanno blocco, occhio, sveglia, oh, facciamo girare palla, occhio su a non fare falli, facciamo possesso e imbuchiamo su per loro, ok? Massimo, niente, giustamente ha deciso di mettersi dietro perché con 5 falli non è che puoi andare a pressare troppo alto, oltretutto sbagliano tutti i temporeggiamenti e poi dice loro sono furbi, giusto, è vero che sono furbi, però nell'occasione del gol non c'era nessun blocco perché c'è stato un 1 contro 1 in cui non c'era nessun blocco. Intanto Roberto Valdata ci fa rivedere la rete del vantaggio della marca, l'esultanza di Duarte per questo 1-0, 11-15 al termine del primo tempo con la marca davanti, tra l'altro una marca che sta giocando sicuramente un buon match, una Lazio un pochino troppo spaesata, proprio la Lazio adesso a cercare di affondare, però l'azione d'attacco da parte dei giocatori laziali è deviata in angolo e dunque c'è questo angolo che andrà adesso alla rimessa proprio Giasson, palla indietro per Fornari, ancora Giasson,
deve ripartire però dal fondo con Nuno Danieli. Tra lui c'è Belsito, ancora però la marca cerca di uscire molto bene dal pressing della Lazio, però c'è l'errore da parte di Nora, la palla che se va in fallo laterale con la Lazio che rimane lì in attacco. E questo sembrava fallo, questo sul Fornari, aveva la palla nei piedi, era di spalle, è stato alzato letteralmente dalla difesa veneta. Nuno, uno contro uno con Belsito, protegge la sua difesa Belsito, palla però che adesso la Lazio fa girare ancora per Nuno in posizione centrale, Belsito su di lui, il passaggio per Fornari, lo scambio nuovo con Nuno, Fornari, pressing da parte della marca, ma c'è un fallo proprio della marca su Nuno e dunque si rimetterà con questa punizione. Il Nuno qui ancora una volta con molta esperienza si lascia andare e ottiene un fallo importante per la Lazio, perché la Lazio in questo momento deve solo contenere. E questo è lo scopo, perché con 5 falli a 10 minuti alla fine rischia tantissimo. Comincia a diventare veramente rischio. Il colpo di testa di Neora sul rilancio, il fallo, il calcio d'angolo per la formazione della Lazio. Intanto abbiamo dei primi parziali. L'Acqua e Sapone vince a Napoli 1-0. Sì, gol di Zaramello che è il portiere. Evidentemente avrà calciato da fuori, avrà sorpreso la difesa napoletana. Dunque un importante risultato in questa giornata d'anticipo. Ricordiamo, sono 4 i match. Ovviamente Marca Fuzza Lazio, Napoli Vesevo Acqua e Sapone con la vittoria, con il parziale con l'Acqua e Sapone avanti 1-0. Cagliari Rubarense e Bisceglie ATS Cagliari. Ancora guardate Nuno, che giocata rischiosissima davanti alla sua porta, transita proprio davanti alla porta senza portieri, rischiando tantissimo. C'è il fallo laterale con Danieli e quella è una cosa che solitamente non si fa, ma Nuno tiene il giocatore lontanissimo dalla palla, per cui rischia pochissimo. Guardate Nuno, la giocata di Nuno, cerca di mettere la palla al centro, ma ancora Nora in fallo laterale. Veramente devastante Nuno, è l'unico che sta tentando qualche giocata offensiva da parte della Lazio, che la vedo un po' timida in fase offensiva, non riesce quasi mai a supportare l'azione. Guardate che bravura qua, ha tentato di servire sul secondo palo, è stato bravo, se non sbaglio, Nora, che tra l'altro si dovrebbe eccola anche qui la giocata che stavo raccontando prima, ha tagliato tutta la sua porta rischiando veramente. Attenzione però, ci dovrebbe essere un infortunio, sì. Vediamo un po'. Credo sia Nora proprio quando ha deviato il pallone di Nuno. Intanto in campo è entrato Bertoni, vecchia conoscenza anche di Bacaro, assieme hanno vinto l'Europeo nel 2003. Ancora però la Lazio in avanti con Fornari, però c'è la ribattuta, Duarte si gira, cerca di trovare un compagno, lo trova in Willem, l'azione ancora di Willem, guardate, e c'è la risposta da parte di Chico con la marca che si fa pericolosissima, riparte subito velocissima la Lazio, passaggio per Fornari, 3 contro 1. Attenzione, il passaggio in profondità proprio per Jasson, ma la palla se ne va sul fondo con la Lazio che insomma cerca di trovare qualche soluzione alternativa per trovare almeno provare a pareggiare questo match. Qui Willem ha fatto una grandissima azione, ha fatto saltare Jasson, poi ha tentato di dare pallone in mezzo a Bellomo. Sul contropiede non si sono letteralmente capiti invece Fornari e Jasson. Jasson ha tagliato verso l'interno mentre Fornari lo ha servito esternamente. Avete visto intanto il ginocchio, il colpo è stato preso sul ginocchio per Nora. Ora in panchina il giocatore della marca, speriamo che non sia nulla di grave. Ancora marca con Willem, deve tornare indietro, il pressing da parte di Danieli, colpo di tacco da parte di Bertoni per Feller, cerca di lanciare, lo fa un suo compagno però non c'è nessuno, Bertoni cerca di rincorrere questo pallone però la palla se ne va sul fondo. Però la Lazio continua a marcare alta, perché il mister aveva detto rimaniamo dietro. Ecco Nora. Nora sembra che non sia niente di grave, invece in questo caso ha pressato alto e ha costretto Feller a lanciare il pallone lungo. Ecco Chico, guardate Nuno, attenzione, azione pericolosa perché sull'uno contro uno davanti alla sua porta, però Nuno sappiamo che fa solitamente queste cose. Il passaggio per Fornari, ancora la Lazio, ancora per Nuno che prova ad andare alla conclusione ma ci mette... ribatte Bertoni, palla che se va in fallo laterale. È proprio Nuno che sta suonando la carica, sia in fase difensiva che in fase offensiva, è lui che si è caricato la squadra sulle spalle, sta tentando il recupero. Ripeto,
essenzialmente la Lazio dovrebbe cercare di puntare a finire il primo tempo sull'1-0, che sarebbe una cosa buona. Fornari, il passaggio, guardate, per Jasson, e c'è l'occasionissima per la formazione di Dorto. Bravo qua Jasson a inserirsi nello spazio, e ha trovato Fornari che con un'intuizione lo ha servito benissimo, poi Feller come al solito bravo col piede è riuscito a respingere. Ancora Lazio che sta spingendo, attenzione però c'è un fallo però di simulazione per Danieli. Vediamo, andiamo a rivedere. C'è il colpo sul ginocchio però, beh, il colpo l'ha preso. Comunque ancora marca in avanti e ci dovrebbe essere, così è l'angolo con Duarte che si appresta ad andare, eccolo qui, inquadrare. È stata pure l'ammunizione ovviamente per il giocatore, per Danieli, e dunque per la simulazione secondo l'arbitro. Dunque Danieli si va a prendere il primo cartellino giallo del match, anche se dobbiamo dirlo, un tocco ci è sembrato. No, il ginocchio è ginocchio, l'arbitro probabilmente vedeva la situazione dei piedi, non si è reso conto che c'è stato il colpo ginocchio contro ginocchio. 7:25 dal termine di questo primo tempo, ancora la marca avanti contro la Lazio, Duarte, uno contro uno, cerca di andarsene in velocità, mette questa palla al centro, c'è la rete, ci dovrebbe essere il tocco di Bellomo, però la marca trova il 2-0 a 7:15 dal termine del primo tempo. Sì, qui ancora una volta Jasson nell'uno contro uno si fa sorprendere dalla stessa parte dove l'aveva sorpreso Willem. Accelerazione incredibile di Duarte che mette il pallone dentro, poi le diagonali difensive sono sbagliate da parte di Danieli. Vediamo e c'è Fornari. C'è stato netto il tocco di Bellomo. Bellomo davvero pivo sul secondo palo. E dunque situazione veramente difficile per la Lazio che si trova sotto 2-0 in questo primo tempo quando mancano 7 minuti appena abbondanti al termine del primo tempo in questo match. Lazio che è arrivata capolista con 2 vittorie su 2 in queste prime due giornate, ma che questa sera sta soffrendo contro una marca, questo tanto per, diciamo, è un biglietto da visita al campionato per far capire ai nostri telespettatori quanto probabilmente sarà equilibrato e quante formazioni ci saranno a lottare lì per le prime posizioni. No, ma la marca secondo me, come lo era l'altro anno, è la grande favorita di questo campionato. E oggi sta dando una grande dimostrazione contro un'ottima squadra come la Lazio, l'ha messa in grande difficoltà, sta vincendo 2-0, ma soprattutto sta dominando l'incontro. Ancora Lazio con Ippoliti che intanto è tornato in campo. Willem cerca di proteggere la propria difesa, deve ripartire la Lazio con Ippoliti. Baccaro di spalle, passaggio indietro però sbagliato con Ippoliti che stava venendo verso il giocatore ex Roma e anche Lazio, insomma, ma il passaggio è stato decisamente troppo lungo e dovuto intervenire. Intanto c'è un time out, andiamo a sentire la panchina della marca, maglia nera. Senta, deve stare in sozinha per essa calma. Sai de centro, tá indo sozinho, espera. Ragazzi, lo stesso discorso, solo una cosa, a livello defensivo stiamo sempre a mollare. Non c'è palla persa, ragazzi. Ok? Non c'è palla persa. Ok? Sappiamo che Nuno sulla faccia mette un corpo. Allora torno sullo spazio e obbligo che lui si ferma e giochi indietro. Ok? Va bene? Oh, adesso è il momento di vincere la partita e chiudere la partita. Allora hanno 5 palle, noi con un possesso di palla riusciamo a arrivare là in porta, ok? Strategia, più concentrati, ok? Dai, andiamo. Saggio, saggio, sta dicendo così.